Dunque, ieri avevamo fatto una prima disamina su quelle che sono le tecnologie a semiconduttore su cui poi si basano gli interruttori statici che vengono utilizzati per implementare alcune funzioni di controllo e per attuare quella che è la conversione statica dell'energia, che ci può servire, vedremo, per una serie di applicazioni di tipo industriale, trasporti e così via. E stiamo facendo una carrellata su quelli che sono i dispositivi, quindi gli interruttori statici di potenza, quindi vi ho detto che andremo a parlare esclusivamente delle applicazioni che riguardano l'elettronica di potenza, non quella di segnale, in cui c'è un mondo che è completamente diverso e diversificato rispetto a quello che interessa a noi, quindi ci focalizzeremo sulle applicazioni in cui c'è da convertire una quantità di potenza che va dall'ordine di qualche centinaio di watt fino ai megawatt, quindi tutte le applicazioni di segnale di bassa, bassissima potenza ovviamente non le tratteremo, anche se in realtà anche per quel tipo di applicazioni le tipologie di circuito che vengono utilizzate sono bene o male le stesse, quello che cambia ovviamente tutta la parte della circuiteria di controllo, il tipo di dissipazione, perché parliamo di ordini diversi, ordini di grandezza e differenza, ovviamente tutta la tecnologia a corredo degli interruttori statici è diversa per le applicazioni a bassa e bassissima potenza. Avevamo cominciato a parlare, se ricordate, della struttura di un interruttore. L'interruttore è caratterizzato da due o tre morsetti. Nel caso di interruttori controllabili sicuramente è presente il terzo morsetto, quello di gate, quello di controllo, a cui è associata una circuiteria di controllo che dovrete anche realizzare per far sì che questo interruttore si comporti come un vero e proprio interruttore controllabile. E poi ci sono i morsetti anodo e catodo, che sono quelli di potenza, che vengono collegati al circuito di potenza e che poi alla fine costituiscono i morsetti terminali che vi consentono poi di interrompere o aprire un determinato circuito. Abbiamo visto che ci sono poi altri dispositivi a corredo di questi interruttori statici, abbiamo parlato quindi dei circuiti di controllo, e già oggi vedremo che in funzione della tipologia di interruttore il circuito di controllo dovrà essere di diversa natura, a seconda se controllo in corrente, se controllo in tensione, di intensità di corrente che ho bisogno di iniettare, che bisogna iniettare nel morsetto di gate. Già qui, diversificando la tipologia di interruttore, il circuito di controllo sarà completamente diverso in funzione del tipo di dispositivo che utilizzo. Anche il circuito di protezione sarà di natura diversa sulla base dell'interruttore che sto controllando. Vi accennavo ieri al fatto che questi circuiti servono innanzitutto per limitare le derivate di corrente e di tensione che sono associate alle interruzioni di corrente, soprattutto che si hanno nei convertitori elettronici. Ricordate, abbiamo parlato di affettare la forma d'onda di tensione, quindi anche avere delle forti variazioni delle derivate di corrente nei circuiti di potenza. Questo comporta degli enormi problemi per quanto riguarda le sovrelongazioni di tensione che posso avere sui dispositivi, e quindi posso avere problemi di isolamento, e poi anche disturbi elettromagnetici che posso avere nell'ambiente circostante. Quando parlo di ambiente circostante parlo anche ad esempio del circuito di controllo. Qui stiamo parlando di due circuiti, questo di potenza, qui ci possono passare anche migliaia di ampere. Il circuito di controllo può essere il mio controllore, il mio microcontrollore, il mio PC, quindi qui è dove io effettuo il controllo, quindi ci sono segnali a bassa corrente, qui c'è la potenza, per cui devo stare attento anche all'interazione tra questi due mondi, quello del controllo e quello della potenza. Dove è possibile garantire degli isolamenti galvanici, perché questo è collegato poi a tutto, alla piattaforma di controllo, anche al pannello, per dire, dell'operatore, che poi dovrà andare a controllare i parametri del mio convertitore. Quindi, se possibile, quando possibile, conviene fare una separazione galvanica tra quello che c'è nella parte di potenza e quello che c'è nella parte di controllo.
però se questo disturba dal punto di vista elettromagnetico è ovvio che ne risente anche il circuito di controllo, le emissioni elettromagnetiche, le interferenze di tipo elettromagnetiche sono uno dei problemi principali quando si affronta la progettazione di un convertitore, perché considerate che la parte di potenza e la parte di controllo sono integrate, spesso sono proprio posizionate l'una vicino all'altra, perché il convertitore deve garantire la massima integrazione e deve essere molto compatto. La compattezza va un po' contro purtroppo i requisiti, come abbiamo visto ieri, di le necessità di dissipare comunque della quantità di calore che nelle applicazioni di altissima potenza possono essere molto rilevanti, e vi ho accennato al fatto che di solito la parte occupata dal dissipatore è preponderante rispetto alla parte occupata da tutta, diciamo, tutta la parte attiva, quindi l'interruttore, la sezione di potenza, i circuiti di protezione e i circuiti di controllo. L'80-90% del volume di solito è occupato dal dissipatore. Quindi, per farvi capire, darvi un ordine di idea di come poi la fase di progettazione del dissipatore è una delle parti più importanti, perché da un lato devo preservare la funzionalità del mio interruttore o della mia batteria di interruttori, quindi devo garantire una dissipazione quanto più rapida possibile. Dall'altro però devo considerare la necessità di integrazione e compattezza che normalmente è richiesta a questi dispositivi, perché un grosso dissipatore, stiamo parlando di dissipatori alluminio, ferro, quindi è volume e peso, per cui non può essere accettabile sovradimensionare in maniera eccessiva il dissipatore, per cui il dimensionamento di questo dissipatore deve essere fatto in maniera opportuna. Vedremo, ci sono dei calcoli analitici che si fanno in base a quella che è l'energia dispersa dall'interruttore, si arriva a dimensionare proprio la superficie di scambio, il volume che deve avere questo dissipatore per garantire la funzionalità dell'interruttore. Abbiamo poi cominciato a parlare dei vari dispositivi che si possono utilizzare, quindi nell'ambito dei circuiti elettronici di potenza. Il più semplice è ovviamente quello che vede una semplice giunzione PN all'interno di un circuito, elettrico. E abbiamo visto che la presenza di questo tipo di dispositivo, che ha solo due morsetti, quindi non è controllabile dall'esterno, ma il suo stato di funzionamento in realtà dipende dal circuito in cui viene inserito, questo è un primo caso di elemento costitutivo di un convertitore elettronico. Abbiamo fatto l'esempio del raddrizzatore. Il raddrizzatore non controllato è basato proprio su questi diodi. Non so se già avete fatto i raddrizzatori nel corso di sistemi elettrici, ci sono i raddrizzatori monofase, i raddrizzatori trifase, quelli a ponte, quindi ci sono delle strutture, dei circuiti che vedono la combinazione di questi diodi e la loro presenza, diciamo, vi garantisce una conversione dell'energia, in particolare nei casi più semplici di raddrizzare la forma d'onda di tensione che ho in ingresso, e quindi avere un'alimentazione continua verso il carico, con tutti i problemi che ho per il fatto, ad esempio, di avere una sinusoide che io rettifico e quindi mi genera in uscita solo le semionde positive. Quelle ovviamente mi generano un'alimentazione continua sul carico, perché ovviamente il valore medio è diverso da zero, però mi comportano tutta una serie di problemi di armoniche verso la rete, che poi devono essere gestite con opportuni filtri. Comunque, diciamo, in generale noi questo diodo lo troveremo in tutti i convertitori che faremo, perché oltre a svolgere delle funzioni proprio di conversione, in realtà in alcuni casi serviranno a una sorta di protezione del mio convertitore. Quindi di questi ne vedrete tantissimi. La caratteristica del diodo è questa, abbiamo vista ieri, la caratteristica ideale è questa qui,
la caratteristica reale in realtà ha un doppio, diciamo un doppio limite rispetto a quella ideale. Innanzitutto c'è bisogno dell'attenzione di polarizzazione diretta, che è diversa da zero, proprio per abbattere il campo elettrico della giunzione, che può essere o dell'ordine di, diciamo, inferiore a volto, o nel caso di dispositivi di più alta potenza può essere anche superiore a volto, dell'ordine di qualche decina di volte. Il problema grosso è anche questo, perché se parlo di diodi utilizzati in circuiti digitali di bassa potenza, in realtà i valori di tensione in gioco sono relativamente bassi, quindi non ho il problema della tensione di isolamento. Mentre nelle applicazioni di potenza devo considerare che all'interno di questi circuiti ci possono essere centinaia, migliaia di volt, e queste tensioni, soprattutto associate a funzionamenti anomali del convertitore, possono provocare la generazione di sovratensioni sui dispositivi, soprattutto se ci sono induttanze. Vedremo quando c'è la presenza dell'induttanza, ricordate l'abbiamo ricordato nella prima lezione, quando ci sono delle correnti induttive, io tendo ad interrompere correnti induttive, si generano delle forti sovratensioni, per cui può capitare che queste sovratensioni vadano a sollecitare proprio i dispositivi di potenza, e quindi nel caso ad esempio di un diodo, ma in generale per tutti gli interruttori statici, posso superare quella che è la tensione di polarizzazione inversa, e quindi mi si crea ad un certo momento un cortocircuito dentro il mio convertitore, che ovviamente crea un malfunzionamento, la rottura e così via. Per cui bisogna prestare attenzione quando si dimensiona, si progetta un convertitore, devo vedere nella scelta dei dispositivi qual è la tensione di isolamento, la tensione diciamo di polarizzazione inversa che ha questo dispositivo, per far sì che in tutte le possibili condizioni di funzionamento, ovviamente non malfunzionamento, guasto eccetera, però almeno nelle funzioni delle condizioni di funzionamento ordinarie del dispositivo, le tensioni in gioco non siano superiori in valore assoluto rispetto alla tensione di polarizzazione inversa, perché quando inserisco un diodo all'interno del circuito devo essere sicuro che quel diodo interrompa una corrente inversa, una tensione di polarizzazione inversa, quindi quando c'è una tensione inversa quello è un circuito aperto, e ovviamente quando invece c'è una polarizzazione diretta quello si comporta come un vero e proprio cortocircuito. Ok? Quindi nella fase di progettazione bisogna stare attenti a quelle che sono tensioni in gioco. L'altro dispositivo che abbiamo visto è l'SCR. Se vogliamo, è rispetto al diodo il primo elemento, primo interruttore vero e proprio, perché che analizziamo. Perché in realtà questo dispositivo ha il famoso segnale di gate di cui parlavamo, il segnale di controllo. Questo morsetto è di fatto il controllo che posso avere io dall'esterno dell'interruttore, quindi la possibilità, quantomeno in questo caso, di accendere l'interruttore. Perché, come vi dicevo ieri, l'SCR, che è ancora largamente utilizzato per applicazioni soprattutto in altissima, alta e altissima potenza, è un dispositivo in cui la possibilità di, diciamo, lo stato di conduzione è dato da due fattori che si devono verificare contemporaneamente: la polarizzazione diretta fra anodo e catodo, quella è una condizione che si deve sempre verificare, perché se inverto la polarizzazione comunque si comporta sempre da circuito aperto a prescindere da quello che mando sul gate, sul segnale di gate. Quindi la polarizzazione diretta e un impulso di corrente che io mando sul morsetto di gate. Questo impulso di corrente, come vi dicevo, che neutralizza queste due barriere che si creano nelle altre giunzioni all'interno del dispositivo, e quindi fanno sì che la caduta di tensione fra anodo e catodo diventi minimale, e quindi c'è una circolazione di corrente, quindi si abbatta quella
quel campo elettrico che poi è quello che impedisce la circolazione delle cariche. È un dispositivo quindi che è controllabile solo in accensione, quindi non in spegnimento, per cui vi ricordate, nel momento in cui lo devo spegnere devo aspettare che le condizioni del circuito in cui è connesso ripristinino le condizioni di interdizione. Quindi nel caso di una tensione sinusoidale, nel momento in cui c'è la semionda positiva posso mandare l'impulso, nel momento in cui la semionda positiva attraversa lo zero e diventa una semionda negativa, in quel caso c'è l'interdizione del dispositivo e quindi per rimandarlo in conduzione devo aspettare la successiva semionda positiva e quindi da lì posso inviare il segnale sul gate. Quindi quello che posso fare, vi ricordate ieri abbiamo detto che a fronte di un ingresso di questo tipo io posso andare a definire un angolo di ritardo nel, per la mia tensione di uscita, vado a definire un angolo di ritardo in questo istante che posso scegliere, perché ovviamente l'istante in cui mandare il gate, l'impulso di gate lo stabilisce il mio circuito di controllo, quindi la mia legge di controllo, mando il segnale, quindi si replica esattamente ciò che ho in ingresso come tensione d'ingresso, si replica sull'uscita. Qui c'è l'interdizione e poi qui ad esempio se ripeto sempre l'impulso, gli impulsi che mando alla gate si replicano nel tempo con lo stesso ritardo, ovviamente ho in uscita una forma d'onda che ha valore medio costante. È ovvio che se cambio sempre il ritardo con cui vado a mandare l'impulso di gate non ho un valore medio costante, il valore medio cambierà, quindi avrò una condizione di transitorio. Quando sincronizzo gli impulsi di gate sempre con lo stesso ritardo rispetto al, ad esempio alle sinusoide che ho in ingresso, allora ho raggiunto o raggiungo una condizione di regime stazionario che mi consente di avere un valore medio nullo. Attenzione, facciamo già una distinzione. Regime stazionario, cosa intendiamo per regime stazionario? Perché è ovvio che se immaginiamo il regime stazionario come un regime in cui le grandezze sono completamente indipendenti dal tempo, questa non è una condizione di regime stazionario, ma anche la sinusoide non è una condizione di regime stazionario in un circuito sinusoidale, se noi pensiamo che la condizione di regime stazionario sia associata all'indipendenza dal tempo delle grandezze, significa che qualsiasi circuito di tipo sinusoidale non può mai andare a regime. In realtà non è così. Voi sapete che per i circuiti di tipo con grandezze di tipo sinusoidale la condizione di regime stazionario quando è che si raggiunge? Quando è costante rispetto al tempo, che cosa? Non la grandezza, perché la grandezza varia nel tempo, è una sinusoide. Condizione di regime stazionario, quando è che dico mi trovo, scusami, nei circuiti sinusoidali, quando è che dico che mi trovo in una condizione di regime stazionario, che si chiama anche regime sinusoidale permanente? Ricordate quali sono le condizioni che mi consentono di dire ok, sto in regime sinusoidale permanente, quindi regime stazionario? Quando non cambia la frequenza e non cambia l'ampiezza, quindi anche il valore massimo della grandezza sinusoidale devono rimanere costanti. Quindi frequenza e valore massimo della sinusoide sono costanti e quindi parlo di condizioni di regime sinusoidale permanente o regime stazionario equivalente per i circuiti sinusoidali. Tant'è, vi ricordate che la definizione di fasore, ricordate che cos'è il fasore, no? Il fasore lo posso definire solo quando sto in regime sinusoidale permanente, perché il modulo e la velocità del fasore sono costanti e quindi dipendono da una sinusoide che è costante nell'ampiezza e nella frequenza. Se ho una grandezza sinusoidale in cui varia la frequenza o varia l'ampiezza, non posso definire un fasore, ricordate. Fasore vale solo per circuiti di regime sinusoidale permanente. Quando invece si parla di grandezze variabili, sinusoidali ma variabili, non posso definire il fasore, cosa posso definire? L'avete fatto, immagino, a macchine elettriche quando avete definito i modelli, il regime transitorio dei motori asincroni,
brushless, eccetera. Cosa si definisce l'equivalente del fasore in regime dinamico? Qual è? Come vedete, chiamo vettore di spazio, componente simmetrico, no? Se ricordate che il vettore di spazio o componente simmetrico di una grandezza sinusoidale coincide con il fasore solo quando sono in condizione di regime stazionario. Quando sono in condizione di regime stazionario coincidono, quando sono invece in condizione di regime transitorio non posso parlare di fasori, ma posso parlare solo di vettori di spazio o componenti simmetrici, di tensione, di corrente, quello che sia. Per cui attenzione, in questo caso invece, quando parliamo di grandezze in continuo, anche qui parlare di condizioni di regime stazionario, stazionario significa che non cambia nel tempo, qui c'è comunque una variabilità nel tempo, va bene? Però poiché, vi ricordate, il nostro target, abbiamo detto, è impossibile o quasi impossibile controllare in maniera analogica o istantaneamente il valore della tensione in uscita. Quindi non mi posso, perché non ho la tecnologia che mi consente di avere una regolazione della tensione come voglio. Quello che posso fare è controllare il valore medio della tensione. Quindi quando parlo di condizione di regime, per questo tipo di circuito, mi riferisco al valore medio. Quindi parlo di condizioni di regime stazionario quando il valore medio è costante. Facciamola questa distinzione, perché rigorosamente parlando qui non sto in condizione di regime stazionario, perché le condizioni di regime prevederebbero un'indipendenza della grandezza dal tempo. In questo caso è indipendente dal tempo, se questo è il tempo e questa è la tensione, quello che è indipendente dal tempo è il valore medio della tensione o della corrente, quello che sia. Va bene? Quindi significa che un circuito in cui c'è un SCR e che attraverso il quale posso regolare la tensione in uscita mi permette di regolare il valore medio della tensione in uscita, e se gli impulsi, il ritardo con cui vado a impulsare la gate è sempre lo stesso, significa che il valore medio della tensione in uscita sarà costante, quindi starò in condizione di regime stazionario. Va bene? Notiamo anche un'altra cosa, nella caratteristica reale vedete che anche qui compare una sorta di tensione di breakdown, quella che avevamo visto per il video, per il diodo. Cioè, oltre questo dispositivo, oltre a comportarsi come il diodo per quanto riguarda la polarizzazione inversa, i problemi di isolamento ce li ha anche per la polarizzazione diretta. Perché? Se quando la tensione è positiva io non impulso, è ovvio che non conduce. Però se la tensione a cui è sottoposto supera un valore massimo, quel valore di isolamento, allora entrerà in conduzione, quindi si comporterà da cortocircuito anche se io non ho mandato il segnale di gate. E attenzione, ricordate che questi due funzionamenti sono anomali, cioè io devo cercare di tenerli lontano dalle mie condizioni operative. Per cui vi dicevo che è importante, quando vado a scegliere il dispositivo, devo fare l'analisi del circuito in cui lo vado a inserire, devo capire bene quali sono le tensioni in gioco, anche le sovratensioni dovute alle commutazioni, e devo scegliere dei dispositivi in grado di sopportare quelle tensioni. Cui i valori di tensione operativa devono stare qui dentro, non devono mai arrivare vicino alla tensione massima di polarizzazione diretta inversa, perché altrimenti mi aspetto che qui ad esempio il circuito è aperto, invece in realtà si crea un cortocircuito perché ho superato la tensione massima. E questa è importante, dicevo, la scelta del dispositivo è fondamentale poi per la buona funzionalità del circuito. E questi dispositivi perché si utilizzano? Vedremo dopo, ce ne sono altri che funzionano molto meglio rispetto a questi in termini di gestione, di commutazione, di velocità di commutazione. Però questi dispositivi, gli SCR, sono quelli che mi permettono di avere delle tensioni di breakdown, se vogliamo, molto elevate. Quindi possono essere inseriti all'interno di circuiti ad alta e altissima potenza, dove le tensioni in gioco sono molto elevate. E questo quindi significa che questi due valori sono molto distanti dall'origine, per cui posso lavorare con potenze sicuramente elevate.
Lo svantaggio è che poiché io devo mettere tanta corrente dentro, nel segnale di gate devo andare a inserire una buona quantità di corrente, e questa corrente ci mette del tempo a neutralizzare il campo elettrico della giunzione, significa che il tempo che intercorre da quando mando l'impulso a quando effettivamente si chiude fisicamente, elettricamente il circuito, passa un certo intervallo di tempo. Ovviamente nulla è istantaneo, vedremo che è normale, essendo legato a un fenomeno fisico non può essere di tipo istantaneo. Il problema è che questi dispositivi impiegano del tempo che insomma di un certo ordine, non parliamo di secondi ma comunque di decimi di secondo. Quindi che cosa significa? Che questi dispositivi, se io ho necessità per la qualità della forma d'onda in uscita, vi ricordate, di andare a commutare a 10 kHz o a 100 kHz, questi non li posso usare, perché se io commuto un dispositivo di questi a 10 kHz o a 100 kHz, sto commutando, ma a parte la prima commutazione, poi ne faccio altri 1000, quello ancora deve fare la prima commutazione. Quindi significa che il tempo di commutazione mi vincola sulla frequenza di commutazione. Quindi il fatto di avere, vi ricordate, la possibilità di alzare al massimo la frequenza di commutazione mi permette di avere delle forme d'onda qualitativamente migliori, ma ho un limite, ho diversi limiti. Uno di questi limiti è il tempo di apertura o di chiusura, nel caso degli interruttori totalmente controllati, che il dispositivo ha e che mi stabilisce un limite fisico inferiore al di sotto del quale non posso andare. Quindi se teoricamente questo ci mette un decimo di secondo per commutare, non posso andare oltre 10 Hz nella commutazione, quindi non posso andare a aprire e chiudere l'interruttore con una frequenza maggiore di 10 Hz. Qui in realtà su questi dispositivi stiamo all'ordine del centinaio di Hz, 100, 200, 300, 400 Hz, che sembra insomma una frequenza elevata, in realtà è molto bassa. Poi vedremo che di contro i dispositivi più veloci, che sono i MOSFET, arrivano anche a oltre 100 kHz e ovviamente quelli mi permettono di avere delle frequenze di commutazione elevatissime, ma purtroppo rispetto a questi non possono lavorare con potenze elevate. Quindi già capite che c'è una differenza nella scelta fra le prestazioni, le frequenze di commutazione che posso utilizzare e la potenza in gioco. Più è alta la potenza, più purtroppo sono vincolanti le limitazioni che ho in termini di frequenza di commutazione. Va bene? Un altro dispositivo, diciamo che è un'evoluzione di questo SCR, è il GTO. Anche questo è un dispositivo che si usa nella fascia delle alte potenze, quindi significa che lo trovate soprattutto negli impianti di grossi sistemi elettrici di trasmissione, nei grossi impianti industriali, ma quando le potenze sono superiori al megawatt, ok? Quindi fate riferimento ai numeri, perché i numeri poi vi devono entrare in testa. Quindi quando parliamo di applicazione ad alta potenza, stiamo parlando di applicazione dell'ordine del megawatt o superiore, diciamo mezzo mega da 500 kW in su. Stiamo parlando di applicazioni ad alta potenza, poi ci sono applicazioni decine di megawatt, ovviamente parliamo di alta e altissima potenza. Quindi nella fascia dell'alta e altissima potenza troviamo gli SCR e anche i GTO. I GTO hanno, senza ripeto entrare nella fisica del dispositivo che non ci interessa, a noi interessa saperli scegliere, utilizzare e controllare. Diciamo che è un'evoluzione dell'SCR perché mi permette, oltre che l'accensione, mi permette anche lo spegnimento del mio interruttore sempre quando sono verificate le condizioni di diretta polarizzazione. Quindi ad esempio in questo caso nella semionda positiva io posso accendere l'interruttore e spegnerlo prima che ovviamente intervenga lo spegnimento naturale, va bene? Quindi posso o attendere che ci sia lo spegnimento naturale, oppure posso spegnerlo io, posso forzare lo spegnimento. E il fatto di avere la
totale controllabilità del dispositivo mi permette di utilizzarlo in una molteplicità di applicazioni che poi vedremo, in cui è necessario sia accendere che spegnere il dispositivo. Va bene? Quindi ad esempio nel caso in cui non ho a che fare con una sinusoide, ma ho a che fare con una tensione in continua e devo affettare questa tensione in continua, quindi ho sempre una polarizzazione diretta, quindi immaginate che la tensione sia questa. Ho in ingresso una tensione continua. Se ho la necessità di diminuire il valore medio di questa tensione, io che devo fare? In questa tensione devo applicare dei buchi, no? Ogni tanto devo applicare dei buchi. E quindi significa che dovrò spegnere e accendere il dispositivo, spegnere e accendere il dispositivo. Aumentando l'ampiezza dei buchi di tensione vado a abbassare il valore medio della tensione in uscita. Vi trovate? Qua lo vedremo, questo è uno dei convertitori, proprio il chopper, che è un convertitore DC-DC che mi consente di variare il valore medio della tensione in uscita andando proprio a modulare gli istanti di apertura e chiusura di un interruttore. Quindi significa che in questo caso, per avere il pieno controllo del convertitore, devo avere il doppio grado di libertà, l'accensione e lo spegnimento, perché il circuito è sempre polarizzato direttamente e quindi devo accendere e spegnere l'interruttore. Quindi in questo caso non potrei usare l'SCR, vi trovate, perché l'SCR una volta acceso poi quello rimarrebbe acceso, quindi circuiti di tipo sinusoidale, a meno che non realizzi dei circuiti di controllo particolari intorno all'SCR, però per applicazioni di questo tipo in cui è richiesto sia l'accensione che lo spegnimento devo utilizzare ad esempio il GTO. Allora, qual è il problema? Il vantaggio, i vantaggi del GTO sono sicuramente che anche in questo caso ho delle tensioni di isolamento molto elevate, quindi lo posso utilizzare nel campo delle alte o altissime potenze. Ho l'altro vantaggio rispetto all'SCR, che lo controllo sia in accensione che in spegnimento. I valori di tensione, abbiamo detto, sono abbastanza ampi. Il problema è legato a come vado a commutare il dispositivo, perché soprattutto per lo spegnimento io devo iniettare una corrente nel segnale, nel morsetto di gate, molto elevata. Questa corrente di solito è circa un terzo della corrente che deve poi interrompere il dispositivo. Quindi se parliamo di circuiti ad alta, altissima potenza in cui circolano centinaia, migliaia di ampere, per interrompere quel circuito devo pilotare attraverso il segnale di gate con l'interruttore, con, se ho 1000 ampere, ci devo buttare dentro qualche centinaia di ampere per poterlo spegnere. Quindi vedete che la funzione di controllo è legata a quel circuito di controllo, vi ricordate che abbiamo detto che è abbastanza complesso, non è tanto di controllo, quello è un secondo circuito di potenza, perché lì dentro non ci circolano pochi milliampere, ci circolano parecchi ampere, tant'è che non lo faremo, però eventualmente vi farò vedere quando faremo le applicazioni qualche schema. Per andare a pilotare in accensione e spegnimento un GTO, io devo derivarmi la corrente direttamente dal circuito di potenza, perché non posso pensare di avere un generatore a parte che mi va a alimentare solo il segnale di gate. Io derivo il segnale, la corrente dal mio circuito, quindi significa che c'è un aggravio in termini anche energetici e di rendimento sul mio circuito, sul circuito di potenza. Deriva una parte della corrente e questa corrente la utilizzo per pilotare poi l'interruttore stesso. Vi ripeto, andare a utilizzare dei segnali con elevata corrente per pilotare il dispositivo non è una cosa molto semplice, però nel caso in cui ho applicazioni anche qui di alta, altissima potenza, purtroppo non ho, diciamo che le alternative adesso si stanno cominciando a vedere, però diciamo che ormai ci sono delle tecniche di controllo di questi dispositivi che sono abbastanza consolidate e se ne fa un uso sempre più ridotto, poi vedremo quali, in che termini si può sopperire all'utilizzo di questi dispositivi, però quando li devo utilizzare devo considerare i vantaggi e gli svantaggi che sono legati
alla difficoltà della commutazione e anche in questo caso ai tempi di commutazione che sono molto elevati rispetto ad altre tecnologie, il che mi comporta dei limiti a livello di frequenza di commutazione. Dovete associare, poi lo vedremo anche dal punto di vista analitico, la qualità della forma d'onda che ho in uscita dal convertitore alle frequenze di commutazione che riesco a realizzare con i dispositivi. Più elevata la frequenza di commutazione, più alta sarà la qualità della forma d'onda in uscita. Per cui capite bene che quando ho un dispositivo di questo genere che mi limita nella frequenza di commutazione, ho delle armoniche che mi scappano dappertutto, perché ovviamente lavorare con basse frequenze di commutazione significa avere delle forme d'onda molto distorte e quindi in molti casi devo dotare il mio convertitore di filtri che sono costosi, onerosi, difficili da gestire e così via. Scendiamo un po' più nella potenza e parliamo adesso dei BJT. Sono i veri transistor, quelli che poi hanno avuto un'evoluzione massiccia anche nell'elettronica di segnale, e hanno, diciamo, una tecnologia costruttiva diversa rispetto alle valvole elettroniche che abbiamo visto prima, e soprattutto hanno la possibilità di essere gestiti in maniera più semplice attraverso un circuito di controllo che è sicuramente più semplice rispetto ai circuiti di controllo con cui devo andare a pilotare SCR e GTO. Anche qui si inietta una corrente, quindi anche questi sono totalmente controllati, hanno una caratteristica di on-off come quella del GTO, vengono controllati attraverso l'iniezione di una corrente fra la base e l'emettitore. Questa iniezione di corrente praticamente mi abbatte il campo elettrico interno e quindi mi diminuisce la differenza di potenziale fra anodo e catodo e mi favorisce quindi la circolazione di corrente. Un po' il concetto alla base è sempre lo stesso, cioè attraverso una polarizzazione inversa e l'iniezione di cariche riesco a battere il campo elettrico che si instaura all'interno della giunzione. In questo caso le correnti sono molto più basse rispetto a quelle che ho nel caso del GTO. Qui parliamo di vere e proprie correnti di segnale, qui basta qualche milliampere o decine di milliampere per poter pilotare un BJT. E quindi poi la funzione, bene o male, è analoga a quella che ho del GTO, cioè è una funzione di on-off che mi consente di andare ad aprire o chiudere il circuito. Una cosa, poiché questi sono dispositivi nati soprattutto per l'elettronica di segnale, dove, forse lo sapete, si lavora prettamente in continua, tutti i dispositivi elettronici, bene o male, lavorano in continua, c'è un trasformatore in ingresso e dentro ci sono diversi livelli di tensione, ma si lavora in continua. Questi dispositivi hanno il problema di avere una bassissima tensione massima di polarizzazione inversa, cioè non hanno delle tensioni di isolamento a polarizzazione inversa molto elevate, per cui bisogna tenerne conto quando poi vado a realizzare il mio circuito. Ugual modo anche per la polarizzazione diretta, però diciamo sono squilibrate, polarizzazione inversa e diretta massima sono diverse perché riesco a sollecitare maggiormente sulla polarizzazione diretta. Ripeto, il motivo è che questa tecnologia si è consolidata sull'elettronica, per come è fatto fisicamente il dispositivo si presta molto bene ad applicazioni di questo genere, un po' meno ad applicazioni di questo genere, però riesco sicuramente a utilizzarli per applicazioni con valori qualitativi di forme d'onda maggiori, quindi significa che riesco a commutarle con frequenze sicuramente più elevate rispetto ai GTO, ma ho sempre uno svantaggio da questo: i circuiti in cui li posso utilizzare devono essere circuiti sicuramente a potenze più basse rispetto a quelli che posso utilizzare con il GTO e l'SCR. Poi vi darò i numeri perché dovete capire quali sono le frontiere nell'utilizzare una tecnologia rispetto all'altra, e quei numeri vi devono rimanere impressi, perché non tanto, ripeto, perché domani dobbiate necessariamente andare a progettare e realizzare convertitori, alcuni di voi probabilmente lo faranno pure,
ma per capire se acquistate un dispositivo, un inverter, capire che tecnologia, di che tecnologia è dotato l'inverter e eventualmente scegliere una tecnologia rispetto ad un'altra. Un'altra categoria di interruttori, la penultima che vedremo, è quella dei MOSFET. Stiamo scendendo in potenza. Il MOSFET è un dispositivo che lo trovate molto anche nei nuovi impianti audio non di altissima potenza, fino a un certo valore di potenza, ad esempio impianti che trovate nelle automobili molto spesso sono equipaggiati con tecnologia MOSFET. Il MOSFET è un dispositivo che, per come è fatto fisicamente, vi consente di lavorare con frequenze di commutazione molto elevate, perché ha i tempi di commutazione bassissimi, dell'ordine delle decine di nanosecondi. Quindi significa che un MOSFET lo potete commutare ad altissime frequenze, quelli di cui vi parlavo, oltre 100 kHz, un MOSFET lo potete migliorare oltre 100 kHz. Ha lo svantaggio, perché è fatto con una struttura a buffer, vedete, il segnale di gate è associato alla parte P o alla parte N, a seconda se si utilizza un NPN o un PNP, con un isolante e una placca metallica. Quindi quello che si realizza si controlla non attraverso il segnale di corrente, ma applicando una tensione sul segnale di gate, che poi ovviamente mi genererà una corrente che mi andrà a battere i due campi elettrici. È molto compatto, quindi significa che basta una piccola tensione per mandarlo in conduzione, però non ha alcuna capacità di interrompere il circuito con una polarizzazione inversa. Quindi, se vogliamo, questo dispositivo lo possiamo vedere fatto in questo modo. Quindi immaginate che questo sia la parte interruttore, è come se avesse un diodo in antiparallelo, quindi una tensione inversa, lui si comporta da cortocircuito. Sulla polarizzazione diretta lo posso controllare, ok? Quindi ha come un circuito equivalente che è fatto dall'interruttore più un diodo in antiparallelo. Considerate che questa struttura, interruttore più diodo in antiparallelo, è una delle strutture che vengono utilizzate maggiormente, come vedremo anche per l'inverter, cioè in molte applicazioni c'è la necessità di avere una conduzione quando c'è una polarizzazione inversa. Lo vedremo per applicazioni soprattutto di C a C, c'è questa necessità. Nel caso in cui io non voglio che ci sia la circolazione di corrente quando è polarizzata inversamente, è ovvio che ci devo andare a mettere un diodo qui, va bene? Quindi devo, per bloccare una corrente che ad esempio mi arriva verso la sorgente, la devo bloccare andando a interporre un diodo in ingresso o in uscita, ovviamente indifferente. Però bisogna considerare che il MOSFET, quindi anche questo si presta molto per le applicazioni in continua, per applicazioni dove c'è l'inversione della polarizzazione, lui non è in grado di aprire un circuito quando è polarizzato inversamente. E quindi in quel caso, se io ho la necessità invece di bloccare una corrente inversa, devo provvedere aggiungendo dei diodi in serie all'interruttore. La possibilità di avere elevate frequenze di commutazione è un grosso vantaggio che ha il MOSFET. Un altro vantaggio è il fatto che, a differenza degli altri, si pilota in tensione, non in corrente, e questo, quando comincerete a realizzare i convertitori, vedrete che è una cosa che vi ritornerà molto utile, perché proprio per come è strutturato si pilota con una tensione, cioè io gli mando un segnale, ad esempio a onda quadra, e in funzione di questo segnale io chiudo e apro l'interruttore. Molto più agevole lavorare con le tensioni e non con le correnti, ve lo posso garantire, quando poi ci lavorerete vedrete, insomma. Poi c'è un altro vantaggio, che è l'unico dispositivo che, come notate, poiché c'è questo isolamento fra il segnale di gate e l'interruttore, questo di fatto costituisce un isolamento galvanico fra il circuito di controllo, che è associato al segnale di gate, e la parte di potenza. Vi ricordate, prima abbiamo parlato della necessità di operare
una separazione galvanica fra la parte di potenza e la parte di controllo. Il MOSFET lo fa naturalmente, quindi insomma mi comporta tutta una serie di vantaggi a livello di gestione del circuito non da poco. Considerate che in molte applicazioni è un requisito il fatto di avere la separazione galvanica fra l'apparato di controllo, quello su cui poi interviene un operatore manualmente, può intervenire un operatore manualmente, e tutta la parte di potenza. Quindi se non c'è questa separazione galvanica garantita dal dispositivo, devo farlo io con dei circuiti addizionali, come vedremo si usano degli ottoisolatori, dei circuiti particolari che mi permettono comunque di avere una separazione galvanica fra circuito di controllo e circuito di potenza. L'ultima tecnologia che vediamo è quella degli IGBT. Allora, li ho messi per ultimo perché in realtà li faremo, qui vi accenno solo, perché sono quelli che utilizzeremo nella maggior parte delle applicazioni su cui lavoreremo. In sostanza, dal punto di vista fisico, l'IGBT è una combinazione fra un MOSFET e un BJT, praticamente viene utilizzato il MOSFET per generare la corrente che serve a pilotare il BJT. Quindi si pilota in tensione, grosso vantaggio. Unisce i vantaggi del transistor BJT con le velocità di commutazione del MOSFET. E questo dispositivo è il migliore compromesso che ho in termini di qualità della forma d'onda, quindi frequenza di commutazione e potenza. Per questo motivo l'IGBT, le applicazioni che riguardano l'IGBT vanno da qualche, diciamo, kilowatt, al di sotto del kilowatt conviene usare MOSFET, perché comunque sono dispositivi che permettono di andare a frequenze di commutazione altissime, a meno che non abbia il problema della tensione, perché la tensione operativa dei MOSFET è molto bassa. Quindi se riesco a gestire a tensione bassa quella potenza, posso arrivare fino a qualche kilowatt con i MOSFET. Quando supero quest'ordine di grandezza, posso utilizzare l'IGBT. L'IGBT mi copre una fascia che va da qualche kilowatt fino a centinaia di kilowatt. Quindi capite bene che tutte le applicazioni di automazione industriale, ad esempio, e molte applicazioni di trazione utilizzano l'IGBT. E questo è il motivo per il quale se aprite oggi un convertitore industriale, nel 99% dei casi ci trovate un IGBT, nell'1% il MOSFET. Non trovate più ormai i GTO, gli SCR sicuramente, in quadri industriali, cioè significa in convertitori che sono associati al processo industriale. Non parliamo dei convertitori che mi interfacciano alla rete elettrica, ma ad esempio i convertitori che mi pilotano dei motori, dei compressori, delle soffianti, delle macchine operatrici. Quasi tutti utilizzano ormai la tecnologia degli IGBT. Prima, nel, diciamo, ormai ce ne sono pochissimi in giro, però ci sono alcune applicazioni, alcuni impianti industriali che vedono ancora le tecnologie obsolete, se le vogliamo chiamare così, perché in realtà queste tecnologie si sono sviluppate più ultimamente e utilizzano tecnologie ad esempio con GTO. Se devo ad esempio alimentare una grossa soffiante, un grosso ventilatore, un grosso compressore per una macchina operatrice di un processo industriale, parliamo di centinaia di kilowatt o alcuni megawatt. Se l'impianto è nuovo ci trovo l'IGBT, se l'impianto è vecchio probabilmente ci trovo il GTO, con dei casermoni enormi, perché ovviamente poi gli spazi sono molto più ingombranti per un dispositivo a GTO rispetto a un IGBT, perché solo il fatto della complessità del circuito di controllo mi fa capire che gli ingombri sono sicuramente più elevati, ma anche poi le dissipazioni in gioco, insomma. C'è da dire che prima, quando era obbligatorio utilizzare quei dispositivi perché non c'era questa tecnologia a disposizione, veramente era molto raro trovare automazione fatta con motori elettrici, ad esempio. Si preferiva fare che cosa? Se io avevo bisogno di fare automazione, la facevo con dispositivi di tipo pneumatico e quindi alimentavo una grossa pompa e quindi un grosso compressore,
avevo a disposizione del fluido ad alta pressione e poi con delle valvole andavo a gestire delle variazioni di pressione e queste variazioni di pressione mi generavano il movimento con cui poi andavo a implementare il processo produttivo. È ovvio che le valvole di cui parliamo sono valvole di laminazione, valvole dissipative, fra virgolette, quindi che mi vanno a parzializzare ad esempio il flusso di liquido, di olio, di aria, quello che sia, e quindi sono fortemente dissipative, per cui i processi basati su quella tecnologia sono molto dissipativi. Quando poi l'elettronica mi ha consentito di avere a parità di potenza dei quadri molto più piccoli e compatti ad altissima affidabilità, proprio sfruttando gli IGBT, che hanno avuto un'evoluzione negli ultimi 20-30 anni, ovviamente piano piano si stanno sostituendo tutti gli azionamenti con azionamenti di questo tipo, che non solo mi permettono di avere dinamiche più spinte, ma mi consentono anche di avere efficienze molto più elevate. Guardate, l'efficienza, oggi il problema dell'efficientamento energetico, delle fabbriche, le fabbriche sono le industrie, le aziende dove si produce qualcosa, a differenza delle aziende che producono servizi, che non hanno processi produttivi. Il costo del pezzo che viene prodotto, che arriva alla fine, vi avevo già accennato, è la somma di diversi costi, costo di manodopera e anche costo energetico. Quindi significa che se qui in Italia l'energia costa tot a kilowattora, quel costo incide in maniera significativa oggi sul prezzo del prodotto che vendo sul mercato, soprattutto quando i costi si devono abbattere per essere competitivi con altri tipi di mercati. Per cui cercare di migliorare i processi produttivi facendo interventi di efficientamento del processo produttivo stesso è una cosa importante, ormai è un obbligo da parte delle aziende se vogliono ancora rimanere sul mercato, altrimenti i costi di manodopera, che come sapete in Italia sono sicuramente maggiori rispetto ad altri paesi più competitivi dal punto di vista della manodopera, come paesi orientali o sudamericani. Il costo della manodopera e il costo dell'energia fa sì che se questo pezzo io lo produco qua può essere bello quanto volete, ma se ce n'è un altro che costa un decimo di questo io posso pure accettare che sia in alcuni casi un po' più storto e quindi mi prendo quello che costa 10 volte meno. Quindi bisogna puntare ovviamente sulla qualità, sull'innovazione, ma abbattere i costi quanto più possibile. Vedrete che sarà un assillo per voi quando andrete a lavorare nelle aziende abbattere i costi. Cioè la prima cosa che vi dicono, prima di dirvi, chiedervi nome e cognome, il compito qual è? Ok, devi fare questa funzione, l'obiettivo è abbattere i costi. Quello è un must per tutte le aziende, ma ripeto, perché quando andrete a toccare con mano quello che è un processo produttivo vi renderete conto che effettivamente è difficile poi andare a minimizzare tutti i costi per far sì che poi un prodotto alla fine costi meno e possa essere venduto rispetto altri prodotti proposti da altre aziende in Italia e all'estero. Quindi uno dei processi di aggiornamento che ha riguardato le aziende negli ultimi 20, 25, 30 anni, devo dire, è proprio riguardato proprio l'evoluzione dell'elettronica di potenza all'interno delle aziende e la sostituzione graduale di quelli che erano i dispositivi legati poi all'automazione di processo implementata con dispositivi di questo genere. Quindi sostituire i vecchi azionamenti elettrici con motore bene o male se voluto, ma non tantissimo, l'elettronica ha fatto passi da gigante, quindi sostituire i vecchi convertitori con nuovi convertitori, probabilmente tenendo i vecchi motori. È vero che oggi fanno motori con 4-5% di efficienza di più rispetto ai motori di 20-30 anni fa, ma non è tanto quella la differenza la fa il fatto di utilizzare un convertitore che mi ingombra un decimo di quello che mi ingombrava prima, che è molto più affidabile. I convertitori di prima si rompevano con una frequenza elevatissima, quelli di oggi li monti e te li dimentichi, e quindi un intervento proprio orientato a massimizzare l'efficienza delle prestazioni andando a sostituire proprio i convertitori all'interno degli azionamenti industriali. È un'operazione che ha riguardato tantissime aziende
Si è verificato adesso il paradosso che alcune aziende che avevano cominciato il processo di rinnovamento quando è iniziata la crisi, perché la crisi è cominciata 2008-2009, in Italia ha avuto proprio un riflesso importante intorno al 2010, le aziende si sono fermate, tutte le aziende che stavano facendo degli investimenti per rinnovare i propri processi produttivi hanno rallentato gli investimenti perché il mercato era scomparso da sotto i piedi. E quindi oggi che un po' sta riprendendo la situazione, insomma il mercato sta un po' riprendendo, devo dire che ci sono anche adesso degli incentivi abbastanza consistenti con il progetto Industria 4.0 di cui avrete sentito parlare, proprio per rinnovare i processi produttivi in funzione della loro maggiore efficienza. E vi posso garantire che nella maggioranza dei casi si tratta di utilizzare convertitori con questa tecnologia IGBT, eventualmente sostituire anche i motori, sostituire il controllo, quindi tutto ciò che è. E in molti casi anche sostituire azionamenti di tipo pneumatico con azionamenti di tipo elettrico. Questo è un processo che sta riguardando ad esempio anche la robotica. La robotica fino a pochi anni fa era quasi esclusiva di azionamenti di tipo pneumatico. Oggi invece con l'integrazione e l'alta densità di potenza che si riesce ad avere ad esempio con i motori brushless che possono essere usati per le giunzioni, sulle giunzioni dei robot, ormai i nuovi robot sono quantomeno robot ibridi, ma si sta andando verso un'evoluzione di robot completamente elettrificati perché riesco ad avere dinamiche, diciamo, con l'azionamento elettrico, con il motore brushless che ha un diametro molto ridotto e quindi un'inerzia molto piccola, riesco ad avere delle costanti di tempo molto più veloci, molto più piccole, e quindi avere dinamiche molto più spinte. E questo fa sì che gli azionamenti elettrici ormai vadano a coprire un settore molto più ampio rispetto a quello che coprivo prima. E vi dicevo, la tecnologia dell'IGBT, che sono un ottimo compromesso fra frequenza di commutazione e potenza, ormai è quella che è predominante in tutte le applicazioni. Vi dico anche di più, nel momento in cui ho necessità di salire parecchio in potenza, oggi si preferisce non andare sulle tecnologie GTO, ad esempio, ma si preferisce utilizzare delle soluzioni modulari di convertitori fatti a IGBT. Nel programma vi avevo messo, vi ricordate, un ultimo argomento, i convertitori multilivello. Convertitori multilivello non sono altro che convertitori a diversi livelli che mi permettono di gestire ogni livello una potenza e dei valori di tensione e nel convertitore globale poter utilizzare tecnologie come l'IGBT per lavorare con potenze dell'ordine dei megawatt. Quindi significa che oggi l'IGBT con queste tipologie di convertitori può essere estesa la loro applicazione anche al campo delle alte e altissime potenze, perché ormai è una tecnologia consolidata, funzionano bene, sono robusti, non si rompono, ovviamente se non si fanno fesserie in fase di progettazione, e quindi il loro campo di applicazione ormai è vastissimo, dai kilowatt ai megawatt. Questa tabella vi riassume un po' quelle che sono le prestazioni. Parliamo basso, medio, alto, però poi mettiamo i numeri. Questa vi serve esclusivamente per un confronto relativo fra le varie tecnologie. Allora, quindi vedete, l'IGBT rispetto al GTO, che può lavorare con potenze alte ma a frequenze di commutazione basse, oppure il MOSFET, che ha frequenze di commutazione alte ma potenze in gioco basse, è il migliore compromesso che posso avere a livello tecnologico per le diverse applicazioni che devo implementare con i convertitori. Quindi già capite bene, una tabella del genere vi permette semplicemente di fare un'analisi comparativa, però poi ci devo andare a mettere i numeri, cioè l'ordine di grandezza, quando parlo di frequenza di commutazione bassa, che cosa intendo? Intendo una frequenza di commutazione al di sotto del kilohertz, va bene? Quindi centinaia di hertz fino a un kilohertz per me è bassa come frequenza di commutazione. Quando comincio a salire, vedete, quindi i SCR e GTO sono tutti al di sotto del kilohertz come frequenza di commutazione,
ma mi permettono di andare con potenze, quindi tensioni di isolamento sicuramente più alte rispetto agli altri. Quindi sia tensioni che corrente. Vedete, qui parliamo di 3.000-4.000 ampere di corrente in gioco. Quando passo alla tecnologia dell'IGBT, l'IGBT, vedete, è un cubo, quindi è quello che mi ottimizza da un lato la frequenza di commutazione, la corrente e la tensione. Quindi è quello che nell'ambito delle applicazioni industriali è la tecnologia più interessante, perché mi permette di massimizzare le prestazioni in termini di frequenza e di potenza in gioco. Anche qui, frequenze di commutazione. Quando parliamo di IGBT parliamo di frequenze di commutazione che sono 10, 20, 30 kHz. Questa è la frequenza con cui, poi vedremo che posso anche spingermi, ma ovviamente dipende poi dalle correnti che ho in gioco. E quindi il valore di potenza, tensione, l'ordine di qualche migliaio di volt, e la stessa cosa, qualche migliaio di volt di ampere per quanto riguarda la corrente in gioco. Va bene? Fino ad arrivare ai MOSFET, vedete che tensione bassa, stiamo parlando di qualche centinaio di volt, e correnti piccole. Non posso immaginare che in un MOSFET ci passino 1000 volt, non ci rifarò mai passare in un MOSFET 1000 volt, ma proprio perché vedremo il fenomeno dell'apertura e della chiusura dell'interruttore, ovviamente legato a un fenomeno fisico, quindi più è robusta, più è alta la potenza in gioco, più poi è difficile operare una commutazione. Quindi la tecnologia che viene orientata a valori di altissima frequenza necessariamente deve essere associata a correnti di gioco in basso, ma soprattutto alle tensioni. Attenzione alle tensioni. Vi ripeto, quando si fa la scelta di un interruttore, ok, quando è possibile conviene il MOSFET, perché vedete mi permette di avere frequenze altissime, però attenzione alle correnti, quello è abbastanza semplice andarlo a vedere, andare a vedere quelle che possono essere le correnti in gioco nel circuito. Ma attenzione alle tensioni, perché le tensioni non le leggete direttamente sul circuito. Le tensioni potrebbero essere legate a fenomeni, come dicevo, o di sovraelongazione proprio date dai dispositivi, o fenomeni induttivi, quindi variazioni forti di corrente all'interno di induttanze che mi creano sovratensione e mi fanno superare la tensione massima. Va bene? Se siete d'accordo andiamo avanti un 8/4 d'ora e finiamo, meglio andare dritti e poi interrompere un po' prima. Su questa slide voi vedete le varie applicazioni. Ovviamente più mi sposto da questa parte, più sto parlando di applicazioni di alta potenza. Uno dei settori molto interessanti che ultimamente si sta sviluppando è quello automotive, il mondo automobilistico, perché nel mondo automobilistico ormai avete visto che tutte le nuove automobili, o quelle che sono programmate da qui al 2020, hanno ormai una grossa componente di elettrificazione a bordo, sistemi di start e stop, già quelli sono dei sistemi di ibridizzazione dei veicoli, sistemi di recupero dell'energia cinetica che partono dal KERS della Formula 1, se siete appassionati di automobilismo vi ricordate i primi KERS che erano meccanici, erano dei volani, poi sono diventati elettromeccanici, elettronici, e sono dei dispositivi elettronici che mi permettono di recuperare energia durante la frenatura del veicolo e restituirla quando sono in accelerazione. In questi casi mi servono ad abbattere da un lato i consumi, perché mi forniscono quel picco di potenza che poi è molto energivoro in termini proprio di consumo di energia all'interno dell'automobile, quindi aumentare le prestazioni e abbattere i consumi. Ma oggi si sta progredendo, come avete visto, verso una maggiore, più massiccia elettrificazione dei veicoli. Ormai gli ibridi sono veicoli che si troveranno sempre maggiormente in commercio, e lì dentro c'è una tecnologia, ci sono degli azionamenti elettrici, ci sono tanti convertitori dalla piccola all'alta potenza. Alta potenza ovviamente non parliamo di megawatt, parliamo di decine di kilowatt. E quindi lì dentro ci sono tanti convertitori, e quei convertitori sono spesso equipaggiati, quando si
quando alimentano dei motori, degli attuatori con degli IGBT, quando invece alimentano degli attuatori di più piccola potenza con dei MOSFET. Quindi questo è un settore molto in fermento, vi posso garantire oggi, quindi l'utilizzo dell'elettronica di potenza sul settore automobilistico, e sono richieste figure che poi sono quelle dell'ingegnere elettrico, perché sono il compromesso fra l'elettronica e la meccanica. Chi deve mettere le mani su un autoveicolo, soprattutto se quella tecnologia serve anche alla propulsione, non può essere chi non conosce nulla della meccanica. Quindi deve essere una persona che ha nozioni sia di elettrica, di elettronica e di meccanica, ingegnere elettrico. E quindi qui si sta esplodendo il mercato, anche a livello di figure professionali, sono tantissime ora le figure professionali che richiedono profili più di tipo elettrico-elettronico, ovviamente quelle meccaniche sono consolidate. Però per farvi capire, ad esempio, dicevano dei colleghi del Politecnico di Torino, lì al Politecnico di Torino c'è un corso di laurea in ambito automobilistico, e loro fanno spesso delle riunioni con FCA e General Motors, che ha una sede lì, una sede di ricerca e sviluppo lì, e da anni loro stanno chiedendo come profili professionali, quindi come percorsi formativi, non solo ingegneri meccanici puri, che ovviamente servono, perché l'auto comunque ha una grossa componente di meccanica, ma stanno chiedendo ingegneri informatici, perché sapere il fatto dei sistemi a guida autonoma, i sistemi di assistenza alla guida, tutto ciò che riguarda la parte di gestione del veicolo, ingegneri elettrici per tutta la parte di traction control, di attuatori, di sistemi di ausilio alla propulsione, e oltre che gli ingegneri meccanici. Quindi sta cambiando, è un mercato che sta evolvendo molto. Alcuni dicono, avete sentito adesso al Salone di Ginevra, ormai considerano l'auto come uno smartphone con quattro ruote, perché si sta andando verso una tecnologia che rende il veicolo quasi indipendente dal guidatore, almeno per quanto riguarda le funzionalità a bordo del veicolo. Il guidatore decide dove andare. Ad esempio Uber, sapete Uber che cos'è? Immagino avete sentito anche tutte le polemiche che ci sono intorno a Uber. Uber ha ordinato alla General Motors per il 2018 25.000 auto guida autonoma solo per gli Stati Uniti. Oltre a General Motors, se ne sta ordinando altrettante anche alle altre case automobilistiche, perché in quel modo si risolve il problema dell'autista che poi viene ovviamente intercettato e ostacolato. Se lui fa veicolo e guida autonoma, si risolve quantomeno uno dei problemi, anche se un po' particolare come cosa. Però la guida autonoma ha avuto un'evoluzione enorme negli ultimi 3-4 anni. Se voi pensate che fino a 4-5 anni fa, quando si andava ai convegni internazionali, si parlava di guida autonoma, sembrava una cosa, un orizzonte di 20 anni. Pensare a un'auto che si guida da sola, ma sarà una cosa che succederà nel 2030-2040. E invece nel 2018 vi posso dire che già nel 2020 ci saranno le automobili Uber targate prodotte da General Motors, da Ford, dove ci sta lavorando parecchio, e saranno guida autonoma. 2018, non stiamo parlando di 2020, stiamo parlando del 2018, tant'è che gli Stati Uniti stanno correndo per adeguare la normativa e i codici della strada a questo nuovo tipo di tecnologia, perché se voi vedete il nostro codice della strada è sempre responsabilità di un pilota, a meno che un veicolo non si rompa, che esploda, boh, di punto in bianco in mezzo alla strada, cosa che fortunatamente succede poco. Ma quando c'è una responsabilità civile, il codice della strada la imputa al guidatore, all'autista. E immaginate tutti i veicoli a guida autonoma, vatte la pesca voi di chi è, se succede un incidente, vatte la pesca di chi è. Quindi c'è tutta una evoluzione anche della normativa che è associata ai sistemi di guida autonoma. Però vi posso garantire che funziona bene, non lasciate stare che ogni tanto una Tesla va a sbattere e quindi la mettono in prima pagina sui giornali. Però poi se andate a scoprire, beh, ci sono ancora dei bachi che vanno risolti, però vi posso garantire che la tecnologia della guida autonoma, che conosco abbastanza bene,
è molto più affidabile, ma di ordini di grandezza più affidabile rispetto a, alle reazioni che può avere un essere umano. È ovvio che su migliaia di test che hanno fatto, si va a vedere la Tesla che è andata a tamponare in autostrada un veicolo che c'era davanti a lui, non si vanno a vedere la migliaia di incidenti che succedono perché poi uno si addormenta alla guida, uno è distratto e così via. È ovvio, fa parte della statistica, si sta cercando di migliorare il più possibile, però è innegabile che quando sarà una tecnologia diffusa e consolidata, fa anche un po' paura, ma soppianterà completamente quella della guida tradizionale. È ovvio che ci sarà una fase di transizione molto importante, la Tesla stessa che ha implementato già il sistema di guida autonoma sulle automobili che produce dal 2017, però è diciamo quasi demansionata la guida autonoma, ha un sistema di ausilio alla guida, quindi interviene solo in caso di pericolo manifesto, se vede che ad esempio l'autista ha un ostacolo davanti, calcola la distanza di frenata, vede che non sta frenando nei tempi previsti, vede che l'asfalto è bagnato, allora comincia a frenare al posto tuo. Diciamo, sono tutti sistemi di ausilio alla guida, ma vi posso garantire che sulle automobili Tesla è già implementato il sistema di guida autonoma e in teoria la Tesla potrebbe funzionare già da sola, come tantissime altre automobili. Anche FCA, sapete che si è mossa ora negli Stati Uniti, purtroppo non qui, sta sperimentando insieme anche a Google, ma anche in proprio sta sperimentando la guida autonoma, perché è una cosa che ormai è diventata un'esigenza di mercato. E quindi quando si parla di guida autonoma si parla, perché ritorno alla presenza di questo come fattore importante, perché gli altri sono tutti ormai consolidati, questo sta diventando veramente molto preponderante nel mercato, sia a livello di risorse umane che di tecnologia, perché quando si parla di guida autonoma, anche se parlo di veicoli tradizionali, tutti gli attuatori che ci sono a bordo, che poi svolgono le funzioni che svolge un normale autista di un veicolo, devono essere fatti con macchine elettriche. Quindi le macchine elettriche vanno alimentate con dei convertitori, per cui se l'automobile è elettrica, la guida autonoma è molto più semplice. Se è endotermica, comunque ci devono essere degli equipaggiamenti a bordo con degli attuatori, dei motori, abbastanza complessa, che insomma fa sì che quelle auto diventino un po' delle piccole centrali tecnologiche in cui c'è tanta tecnologia e tanti azionamenti a bordo. Poi le applicazioni ovviamente, vedete, vanno nel campo dell'altissima potenza, vedete ad esempio la trazione ferroviaria, qui associata prevalentemente alla tecnologia dei GTO. Però vi posso dire che gli ultimi treni ad alta velocità, anche i treni a levitazione magnetica che trovate soprattutto in Oriente, in Giappone, lo Shinkansen, che sono treni che hanno potenze a bordo di megawatt, ora si stanno muovendo per l'utilizzo di IGBT modulari, multilivello, per cui si preferisce, proprio perché la tecnologia di IGBT è molto più solida rispetto a quelli di GTO, si preferisce non utilizzare strutture semplici con i GTO, ma strutture, convertitori complessi a più layer, a più livelli, utilizzando IGBT. Poi ci sono anche adesso nuovi dispositivi che ovviamente vi consentono di aumentare, diciamo, sono dei GTO evoluti, si stanno anche evolvendo i GTO verso gli IGBT, sono dei dispositivi che si chiamano IGCT, però sono ancora a livello di ricerca, che in realtà possono costituire un compromesso tra i due mondi. L'ultima cosa di cui vi volevo parlare, poi l'esercitazione che andrete a fare mercoledì, è sulla commutazione del dispositivo. Allora, noi abbiamo visto che se io mando ad esempio, parliamo di un MOSFET o un IGBT, abbiamo detto che posso mandare un segnale di tensione on, off, perché sono total controllabili, quindi sia in accensione che spegnimento, però non mi aspetto che la commutazione sia istantanea. Ci sarà un certo intervallo di tempo che impiegherà il dispositivo, di cui avrà bisogno il dispositivo per aprire o chiudere il circuito. Nel caso in cui ad esempio
vedete, il circuito è aperto, quindi sto in condizione di off. Quando sto in condizione di off significa che fra anodo e catodo c'è una differenza di potenziale, no? È un circuito aperto, quindi c'è la differenza di potenziale che dipende dal circuito in cui inserito. Quindi immaginando prima della commutazione ho una tensione di un certo valore e ho una corrente che ovviamente è nulla, nel circuito aperto non circola corrente. Nel momento in cui interviene il segnale di commutazione, quindi io al segnale, al morsetto di gate mando ad esempio una tensione positiva 5 volt o 12 volt a seconda di come ho fatto il mio circuito, interviene la commutazione. Commutazione che significa? Che la tensione da questo valore a che valore deve andare? Se io chiudo l'interruttore, vado a misurare la differenza di potenziale ai morsetti dell'interruttore. Quando l'interruttore è aperto, vabbè, avrò una differenza di potenziale che dipende dal circuito. Quando l'interruttore è chiuso, che tensione misuro? Zero. Fa un cortocircuito, zero o comunque un valore molto piccolo. E quindi io mi aspetto che dopo la commutazione la tensione scenda a valori prossimi allo zero. La corrente invece che deve fare? La corrente, poiché è un circuito aperto, nel momento in cui si chiude, si ripristina, si abbatte il campo elettrico, cominciano a confluire le cariche, vedete, la corrente comincia a crescere. Quindi quello che mi aspetto dopo la commutazione è che ci sia la corrente quale sarà? Quella che dipenderà dal circuito, dall'impedenza del circuito. Quindi dopo la commutazione circolerà una certa corrente. Ma durante la commutazione che succede? Che la corrente in un intervallo, che è l'intervallo di commutazione, nel dispositivo, la corrente cresce fino poi a arrivare anche a una sovraelongazione, fino ad arrivare al suo valore di regime, e la tensione decresce fino ad arrivare a quale valore? Perché non arriva a zero? Perché in realtà vi dissi che quando io inserisco ad esempio un interruttore in un circuito, chiudo l'interruttore, quando vado a misurare la tensione ai capi di questo interruttore, in realtà se l'impedenza dell'interruttore quando l'interruttore è chiuso è zero, allora io qui misuro zero. Ma poiché questi non sono, ahimè, componenti ideali, quando sono chiusi hanno una propria impedenza interna, ok? Quindi la corrente che circola per l'impedenza interna mi provoca comunque una piccola caduta di tensione. Per questo motivo, quando andrete a mettere l'interruttore sopra il banco e andrete a misurare la caduta di tensione quando l'interruttore è chiuso, non misurerete zero, misurerete una piccola tensione. Questa tensione non è nient'altro che la corrente che sta circolando nel dispositivo per la sua impedenza di on, di conduzione, che non è nulla, va bene? Allora, guardate che cosa succede. Poi nella fase di off, quindi quando riapro il dispositivo, si verifica una cosa analoga. La tensione si ripristina, perché si ripristina il campo elettrico e quindi si verifica l'isolamento fra l'anodo e il catodo e quindi si ripristina la tensione e la corrente se ne va a zero. Allora, durante le fasi, qui ve lo schematizzate senza fare andamenti del secondo terzo ordine, vi ho schematizzati come andamenti lineari. Vedete, durante la fase di accensione e di spegnimento, cosa succede sul dispositivo? Allora, quando il dispositivo è aperto, vabbè, non circola corrente, quindi c'è una tensione, non c'è potenza che si disperde nel dispositivo. Quando vado a fare la commutazione, c'è un intervallo di tempo in cui vedete la tensione e la corrente nel dispositivo sono diverse da zero. Quindi che significa? Che durante la commutazione ci sarà una potenza che si disperde nel dispositivo. Ok? Proprio perché contemporaneamente tensione e corrente sono diverse da zero nel dispositivo. Quella è potenza che viene utilizzata dal dispositivo per ripristinare le sue condizioni operative. Quindi significa che ci sarà durante la fase di conduzione, quindi quando chiudo il circuito, un intervallo di tempo in cui la transizione di tensione e corrente è diversa da zero e quindi nel dispositivo c'è una potenza in gioco che rimane nel dispositivo. La stessa cosa vale per l'apertura. Per l'apertura si ripristino, si invertono tensione e corrente, la tensione se ne va al valore, diciamo, circuitale, la corrente tende ad andare a zero
e quindi anche in questa fase si ha un picco di potenza che deve gestire il dispositivo al suo interno. E poi in tutta la fase di conduzione c'è questa potenza. Questa potenza qual è? Stiamo parlando di potenza attiva, il prodotto tensione corrente. È la potenza che si perde per effetto Joule. Abbiamo detto che questa, quando si chiude, è come una resistenza, e quindi è potenza che si disperde per effetto Joule. Allora, vedete, durante un ciclo on-off di un interruttore ho tre punti in cui viene dispersa della potenza: durante lo switch, la commutazione in on, si ha questo picco di potenza; durante la fase di conduzione si ha una potenza per effetto Joule; e durante la fase di spegnimento si ha una potenza dovuta proprio alla commutazione di spegnimento. Se io vado a fare l'integrale, quindi immaginiamo che questo ciclo si ripeta, questo sia il mio ciclo di lavoro, questo qui ad esempio, che abbiamo evidenziato prima. Allora, se questo ciclo di lavoro si ripete per 1000 volte, 10.000 volte, 100.000 volte in un secondo, perché sto usando un dispositivo a una frequenza di commutazione di 1 kHz, 10 kHz o 100 kHz, significa ad esempio che su un MOSFET di questi cicli ce ne sono 100.000 in un secondo, va bene? O in un IGBT ce ne saranno 10.000 in un secondo. Se io vado a fare, quindi mi fisso su un unico intervallo, quindi un unico di questi cicli operativi, se vado a fare l'integrale, cosa ne esce fuori? L'energia, no? Faccio l'integrale della potenza, esce fuori l'energia che quel componente, quell'interruttore, deve dissipare a causa di un ciclo di lavoro che è fatto da apertura e chiusura. Quindi durante questo ciclo di lavoro, apertura e chiusura, che poi si ripeterà n volte in un secondo, l'interruttore genera questa energia. E ovviamente quando io genero localmente dell'energia, se l'energia da qualche parte se ne deve andare, non se ne può andare via sotto forma di energia meccanica, perché questi sono dispositivi statici, non è che c'è qualcosa che poi vibra o qualcosa che si muove realmente, quindi l'energia, dico, questa energia si trasforma in energia meccanica. No, l'unica forma di energia in cui si può trasformare questa, dovuta alla commutazione, è il calore. Quindi significa che a fronte di ogni commutazione si genererà una piccola quantità di calore nel dispositivo, proprio perché il dispositivo non è un dispositivo ideale. Nel dispositivo ideale io sto problema non ce l'ho, se faccio una simulazione io non ne tengo proprio conto di questo, perché dico che quando commuto la tensione se ne va istantaneamente a zero, la corrente se ne va subito al regime, quindi l'istante in cui convivono diversi da zero, tensione a corrente, è nullo, no? Perché ho due fronti, un fronte ripido di discesa e un fronte ripido di salita, quindi non c'è un intervallo in cui tensione e corrente sono contemporaneamente diverse da zero, nel caso ideale. Nel caso reale invece succede. E questo tempo è il tempo di commutazione di cui abbiamo parlato prima, che per i MOSFET è delle decine di nanosecondi, quindi questo è uno spillo molto piccolo, per questo poi il MOSFET può commutare a frequenze molto alte, perché in realtà questa energia è piccolissima. Nel caso del GTO invece dura decimi di secondo, quindi significa che è molto ampio, poiché poi le tensioni e le correnti sono più grandi. Significa che questo picco che ha la potenza, che è potenza dispersa durante la commutazione, è di una entità più elevata. E quindi significa che poiché il dispositivo poi oltre una certa temperatura, 120-140 gradi, non può andare, significa che io devo limitare l'energia termica che lui genera. Per questo c'è un limite alla frequenza massima di commutazione di ciascun dispositivo. E questa frequenza cambia da dispositivo a dispositivo, perché un dispositivo, un MOSFET che lavora con frequenze più basse, c'ha questo triangolino che è più basso e più stretto. Un GTO invece c'ha quel triangolo che è molto più alto e molto più ampio, quindi significa che se ne vado a sommare un certo numero in un secondo genero parecchio calore nel GTO.
e nel MOSFET invece ne genero di meno, e quindi posso aumentare la frequenza di commutazione. Capite per quale motivo alzando la potenza devo abbassare la frequenza di commutazione? Perché in un secondo aumentano, se aumento la frequenza di commutazione, aumentano questi picchi, va bene? Quindi significa che a ogni commutazione è legata un'energia che disperdo, come energia termica, sotto forma di energia termica. Questa mi va a riscaldare il dispositivo. Allora, da un lato ci devo mettere un dissipatore, perché poi vedrete, quando andrete a utilizzare il laboratorio, farete probabilmente sia il MOSFET che l'IGBT, sono dispositivi piccolini, anche in grado di lavorare con centinaia di volt e decine di ampere, ma stiamo parlando di sistemi di questa grandezza. Quindi un dispositivo del genere, se è chiamato a disperdere diversi vattora di energia, è ovvio che io gli devo dare la possibilità di disperderla attraverso un dissipatore opportuno, ma comunque ha un limite, perché io attraverso il dissipatore cerco di mandare via quanto più velocemente possibile il calore, ma se poi la fonte di calore si scalda troppo, c'è un'onda di propagazione dell'energia nel dissipatore che non è velocissima, quindi significa che se io scaldo troppo il componente, questo non fa in tempo poi a disperdere tutto il calore, quindi supera la temperatura e si fonde, o si brucia il componente. Quindi la caratterizzazione del dispositivo in termini di perdite è la cosa che tratterete la prossima volta in laboratorio, e capirete, misurerete con oscilloscopio, in realtà quello che verrà fuori sarà più simile a questo che non a questo. Questa è più una schematizzazione per farvi capire poi che cosa succede, però capirete che a ogni commutazione sono legate delle perdite di commutazione, che sono queste due, quella in conduzione e quella in interdizione, quindi sono dei picchi di potenza, queste sono perdite di commutazione, e ci sono anche queste che non sono trascurabili, che sono le perdite per conduzione. E le perdite per conduzione io ce l'ho anche nel diodo. Alla fine, se io metto il diodo in un circuito in cui non ho bisogno del diodo, non è che ho detto, vabbè, tanto, se io metto ad esempio il diodo in un circuito del genere, non è che serve a tanto, no? Perché qui ho una tensione continua, questo è polarizzato direttamente, quindi dal punto di vista circuitale è come se avessi messo un cortocircuito. In realtà non è così, perché questo qua dissipa energia, dissipa la famosa potenza per conduzione, il cui integrale è energia, quindi questo si riscalda. Perché attenzione, non è che il diodo, poiché, vabbè, tanto non è che mi fa tanto, ce lo metto, quando non è necessario, non bisogna metterlo, perché dissipa energia. Per cui il diodo avrà solo queste come perdite, le perdite di conduzione. Un dispositivo controllato, quindi un MOSFET, IGBT, quello che sia, ha perdite per conduzione e perdite per commutazione. E proprio l'analisi di queste perdite in un circuito mi permette di stabilire quali sono i limiti di frequenze di commutazione a cui posso andare. Ad esempio, se utilizzate un IGBT che è fatto per lavorare a 10 kW, 20 kW, lo usate per un'applicazione a 500 W, lo potreste anche fare, ma a quel punto capite bene che non lo sollecito dal punto di vista termico, quindi potreste anche evitare di mettere il dissipatore se vi fate bene i conti. Se invece lo spingete con frequenze di commutazione vicine al proprio limite, con la tensione e la corrente vicino a quella sua nominale, dovete fare attenzione, perché quello è una stufetta che genera calore, quindi per evitare che la sua temperatura interna superi il valore massimo dovete dissipare l'energia in eccesso.